Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con Focus, una puntata diversa dalle altre perché la registriamo in studio con il Presidente della Regione Enrico Rossi. Buonasera Presidente, per affrontare tutta una serie di problematiche legate a vari territori della Toscana, ma ci concentriamo su una questione che veramente sta investendo centinaia di famiglie e di aziende che hanno subito nel novembre scorso danni grandissimi per tutti gli eventi alluvionali dell'11 di novembre. Facciamo il punto dei lavori anche perché si sta attendendo da un momento all'altro l'arrivo di questi 111 milioni di euro stanziati dal governo, una parte dei quali devono essere destinati proprio alle famiglie e alle aziende. Allora, Presidente, intanto questi soldi quando arrivano? Ma finché non li vedo non arrivano. Noi aspettiamo, ormai sono passati 4 mesi, io avevo assunto un impegno, quello che non mi sarei più ritirato lo stipendio finché non arrivo a pagare e a rimborsare le famiglie e le imprese. Avevo detto fin dall'inizio che ci sarebbero voluti mesi e mesi. Noi stiamo cercando. Sono tempi burocratici. Sono i tempi della burocrazia italiana che stabilisce sempre centinaia e centinaia di controlli, i controlli poi ovviamente frenano le cose e i risultati non sono positivi, si va avanti per mesi e mesi. Ora, diciamo la verità, se non si fosse in tempi straordinari, un anno di tempo per ricevere un contributo per i danni subiti da un'alluvione è sempre tanto, ma sarebbe in qualche modo sopportabile. Ma la crisi economica non solo mette le famiglie in difficoltà, fa aumentare anche l'insofferenza, il sentimento della fragilità che oggi tutti proviamo, ma mette le stesse aziende addirittura sull'orlo della chiusura, del disastro, perché insomma, se i tempi sono normali si può anche andare in banca e chiedere soldi. Oggi c'è la stretta creditizia, i tempi sono quelli di una situazione drammatica. E qui noi aspettiamo i finanziamenti dello Stato. Perché il decreto è stato firmato e anche su questa firma sono state lunghe attese. Sono state lunghe attese. Noi abbiamo deciso, come la legge ci consente di fare, di mettere 28 milioni per i privati, e si intende privati, famiglie e imprese, di cui 8 per le famiglie e 20 per i privati, poi vedremo come rimodulare. Ne parlavamo proprio stamani, sono stato a Bruxelles perché l'ultima delle novità è che bisogna ottenere anche un permesso da Bruxelles, la burocrazia aumenta sempre di più, permesso stabilito dalla legge italiana, non da Bruxelles, faccio per essere chiaro, e noi anticiperemo il bando, penso lunedì di poter firmare già il programma di interventi che ho fatto partire con finanziamenti regionali già a dicembre-gennaio. Se lunedì riusciremo a firmare il programma degli interventi, la settimana dopo potremo firmare il bando per la richiesta dei contributi da parte delle imprese e da parte delle famiglie, salvo il parere di Bruxelles. Però, insomma, questa modalità ci consente di anticipare un paio di mesi. Quindi voi cercate di portarvi avanti per la vostra parte, però sì, si deve attendere. Sì, è bene anche spiegarlo, insomma, sarà un bando, lo discuteremo un paio di giorni anche con le associazioni di categoria per sentire anche da loro quali sono le proposte, i punti da modificare, appunto salvo il parere di Bruxelles, che noi speriamo sia positivo, ma questo ci consente di recuperare un paio di mesi. Allora, intanto però facciamo il punto anche sui lavori messi in atto proprio dalla Regione, dagli enti pubblici e per rimettere in sicurezza la situazione e per magari anche migliorare le condizioni di sicurezza del territorio. Devo dire che in questo senso la tempistica di reazione della Regione a suo tempo è stata assolutamente positiva, perché l'11 di novembre c'è stata l'alluvione, il 26 di novembre c'è stata l'approvazione in Consiglio regionale della legge che ha stanziato 100 milioni di euro di risorse regionali per partire subito con gli interventi che non si potevano rimandare. Quindi su questo punto la parte burocratica, diciamo, ha fatto il suo corso velocemente. Ecco, su questi interventi che sono tantissimi, 100 milioni di euro di lavori sono veramente appalti consistenti, a che punto siamo? Ma intanto il numero degli interventi, noi ci abbiamo lavorato molto con riunioni, con i sindaci, con il presidente delle due province, e devo dire, insomma, stavolta siamo andati veloci, abbiamo davvero
filato liscio. Sono stati già chiusi 74 interventi, di cui ben 71 nella provincia di Grosseto, per una spesa di 3 milioni e 81 mila euro. Chiusi, quindi sì, significa Chiusi, cantiere vuol aperto, chiuso dire o aperti e concluso. chiusi, conclusi. Sono in corso di realizzazione, quindi già appaltati, ci sono le ruspe, ci sono i lavori in corso, ben 205 interventi per una spesa di 50 milioni, che rappresentano il 62% dei 100 milioni che noi avevamo messo, 110 milioni che noi avevamo messo in campo. Mancano 48 interventi per un valore di 47 milioni, che sono quelli che diciamo, pesano di più e che hanno bisogno anche della valutazione di impatto Sì, ambientale, lavori quindi proprio più di una complessi. procedura, sono lavori più complessi di una procedura che richiede da sola circa un mese e che io ho fatto un incontro proprio in queste settimane, sia con i comuni e le province di Massa e di Grosseto, le più interessate, perché poi c'è anche Lucca, c'è Sì, anche certo. Siena e altro, ci si assicura che entro il maggio saranno appaltati tutti e saranno in corso anche i lavori. Se è così, relativamente al quadro italiano, con le leggi che abbiamo e con tutti gli intralci burocratici che abbiamo, questo è a tutti gli effetti un capolavoro che si deve all'impegno della Regione, posso aggiungere anche all'impegno mio personale, al Consiglio regionale che ha approvato rapidamente, ma poi a tutte le riunioni, a tutti gli incontri che abbiamo fatto per organizzare il lavoro, all'impegno anche dei sindaci e dei presidenti di provincia e di tutte le strutture tecniche. È una reazione da manuale se riusciremo entro maggio a chiudere tutti gli appalti dei lavori. Appaltare 100 milioni di opere per più di 48, 250, più di 300 opere, ecco, per un valore di oltre 100 milioni nell'arco di pochi mesi, di 5 mesi, perché il piano delle opere è stato fatto a gennaio. È un capolavoro assoluto di capacità di reazione delle istituzioni. Ecco, ma Non lei più. sempre si può dire che le istituzioni vanno male. A volte in questa invettiva continua contro le istituzioni c'è un desiderio di spaccar tutto, di dir male di tutti. Bisogna ritrovare anche un po' di senso di comunità. Ci mancano ancora cose da fare, forse abbiamo Ecco, ma commesso degli errori, però il risultato è straordinario. questi 111 milioni di euro in più che devono arrivare dallo Stato, abbiamo detto più o meno 27-28 andranno alle famiglie, alle imprese per i danni che hanno subito, i lavori di cui parla il Presidente, riguardano strade, argini, ponti, quindi si tratta di lavori pubblici. Ecco, tutto il resto invece come Ne sarà rimane utilizzato? 70, bisogna capire fino a che punto incide il patto di stabilità che noi abbiamo chiesto venisse sbloccato, che noi riutilizzeremo e ne discuteremo dopo aver appaltato i lavori già in corso, dove impegnarli e come impegnarli. Quindi siamo per ora ad un impegno complessivo che è intorno a 140 milioni, ne resta fuori 70 che riimpiegheremo ancora con modalità analoghe. E quindi rapidità di appalti, rapidità di investimenti sempre nel settore idraulico per la manutenzione. C'è particolare bisogno ancora a Carrara, a Massa, e la situazione Eh sì, bisogna anche che si perché evolva insomma tutti gli anni ci positivamente. sono eventi Però si tragici. tenga presente che appaltare lavori per 100 milioni con le strutture tecniche che abbiamo in un arco di tempo così breve, poi i lavori vanno aperti e chiusi anche. Ecco. E Certo. quindi io mi prenderei nessuna pausa, velocemente appaltare quello che resta da appaltare e chiudere quello che resta da chiudere. A giugno, anche rispetto all'andamento della finanziaria e anche rispetto a quello che ci dicono da Roma, decideremo l'allocazione dei finanziamenti rimasti, sempre ovviamente in questo settore. Allora, le faccio una domanda di tipo più tecnico, perché è una questione che è stata sollevata da Fabio Caruale, segretario della Filca CISL a Grosseto. Premesso che i numeri della disoccupazione in questa parte della Toscana sono veramente drammatici, si parla negli ultimi 5 anni di 2.500 posti di lavoro che sono stati perduti, 400 nell'ultimo anno. Allora, c'era una proposta, o comunque diciamo, si è aperto un confronto proprio con la Regione sulla possibilità di utilizzare per l'affidamento degli appalti che riguardano i lavori dell'alluvione, della cosiddetta procedura di gara negoziata. Ecco, ma è una cosa fattibile?
Ma io ho chiesto, mi sono informato perché ho letto sui giornali, sono disposto a discutere di tutto, mi pare che sia una richiesta legittima, in sostanza ci si chiede di far lavorare di più le imprese locali, Cioè di di coinvolgere coinvolgere, di far lavorare l'appalti. di più le imprese locali. Attenzione a non contrastare qui su due punti, la rapidità dei lavori, che per eseguirli è bene che ci siano anche un numero ampio di imprese da una parte. E soprattutto il vincolo ultimo è la legalità, ecco, non possiamo permetterci di Cioè fare non si può, cose. l'ente pubblico non può fare gare riservate a un certo numero di aziende Ma con la caratteristica di avere se sede si può, no, di avere locale. sede no, perché non si appartiene allo Stato italiano. Se si può fare qualcosa, io sono disposto a vederla, a discuterlo con questo vincolo giuridico, mi porterò Certo. dietro chi si intende di leggi perché dica sì quando si può e non no quando non si può. Allora, abbiamo detto che la prossima settimana comunque ci sarà questa definizione del bando per l'assegnazione dei contributi alle famiglie e alle aziende. Ora, se non arrivano questi soldi, anche se presumo che insomma, nel giro di qualche settimana arrivino, non si può diciamo, indicare un calendario preciso, ma voi se ve lo siete dati se non altro un obiettivo per consegnare questi soldi alle famiglie e alle imprese. Noi abbiamo già fatto un intervento per le imprese Confitoscana e per le famiglie abbiamo messo soldi ancora della regione che a Carrara sono già stati distribuiti, credo che saranno distribuiti presto anche a Albinia, per quanto ho letto. Un primo soccorso alle famiglie che versano in difficoltà, che hanno avuto distrutto tutto, e poi con il bando invece vedremo meglio come assegnare le risorse in rapporto ai danni. L'esperienza mi dice che per meno di 7 mesi, 8 mesi non è possibile, cioè non è tecnicamente, Da ora otto matematicamente mesi. Che impossibile, da ora 8 mesi, perché bisogna dare un tempo per presentare rispondere le al bando, domande. sì. Poi ovviamente accade che le domande bisogna che siano spesso integrate e quindi ci si richiede di allungare i tempi perché non è stata presentata bene. A volte non è solo la pubblica amministrazione, è farraginosa, complicata, a volte anche le risposte dei privati ovviamente sono insufficienti perché Ma perché capisco spesso i bandi sono complessi, insomma, li che mettono noi dalla chiediamo parte dei troppi, però per cittadini. esempio lo dico subito perché poi ho avuto modo su questo, anche per il carattere che ho, di avere qualche discussione. Se non si esibisce la fattura, non si può rimborsare. Sulla parola lo Stato non La fattura rimborsa. delle spese La fattura, ecco, la sostenute. prima soglia che si riscontra, È dice, ma sempre io quella che ho sembra la la. cosa più Ecco, semplice. la fattura, insomma, è bene che quindi si conservi tutto e se non è stata fatta la fattura non si può Perché il pagare. rimborso è sui lavori Ecco. fatti Il per le rimborso è sui lavori riparazioni. fatti, il rimborso viene fatto sull'accertamento delle merci che sono andate distrutte, sul cosiddetto 30%, delle tecnologie che sono andate distrutte, su cui possiamo arrivare a dare addirittura fino al 70%. C'è una tecnicalità che renderemo chiara quando esporremo il bando. Poi daremo 2 o 3 mesi di tempo per rispondere, si finisce sempre e quindi sono già passati 4 mesi, poi alla fine, 3-4 mesi. Poi dopo c'è un lavoro istruttorio che sono un altro paio di mesi, perché anche chi Insomma, se arriva alla deve fine studiare. dell'anno, se arriva Ecco, alla fine quindi dell'anno. io spero di far prima della fine dell'anno, però siccome non mi piace andare in giro a raccontare balle, né io posso avere la bacchetta magica per dire che faccio miracoli. Credo che questi siano i tempi. L'unico modo che ho trovato per essere vicino alle famiglie, alle imprese che sono in questa situazione di sofferenza, non è certo paragonabile alla loro sofferenza e alle loro difficoltà, ma l'unico modo è stato quello di dire, bene, finché non liquiderò i contributi alle famiglie e alle imprese, non mi Niente, ritiro lo niente stipendio. E quindi stipendi. anch'io sono interessato a fare quanto prima. Ecco. Quanto prima. Allora, brevissima interruzione, poi torniamo a parlare con il presidente Enrico Rossi, di un'altra questione molto calda in questi giorni, il tracciato della nuova autostrada Tirrenica e poi magari anche un po' della situazione politica nazionale.